Si è rivelata subito un successo la giornata di sciopero di 24 ore proclamata da Fim, Fiom e Wilm nel centro siderurgico ArcelorMittal di Taranto, nel reparto produzione lamiere, per contestare le modifiche all'organizzazione del lavoro decise dall'azienda. Completamente fermo, sottolineano i sindacati, il treno lamiere. Il 7 settembre, invece, le 24 ore di astensione riguarderanno il laminatoio a freddo. Fallito anche un ultimo tentativo di mediazione con ArcelorMittal. Cresce la tensione tra i lavoratori. Abbiamo ascoltato il segretario della FIOM CGIL, Giuseppe Romano. Il risultato e l'adesione allo sciopero abbiamo riscontrato essere buono, il treno lamiere è completamente fermo, quindi i lavoratori hanno aderito all'azione di protesta contro questa multinazionale che sino a ieri sera ha cercato con le sue azioni di minare l'azione di protesta. È evidente che con questa azienda bisogna alzare il livello, lunedì sciopereremo anche in un altro reparto, però è altrettanto evidente che chi può decidere, ovvero il governo, deve decidere una volta per tutto di mettere la parola fine a questa vertenza, deve indicare quanto prima la via d'uscita perché questi lavoratori oramai non ce la fanno più e insieme ai lavoratori anche i cittadini di Taranto. Cosa succederà se non ci saranno risposte dopo questi due scioperi, se si dovesse verificare una situazione di ulteriore stallo? Ma è chiaro che la situazione non è tranquilla in fabbrica. Abbiamo troppi lavoratori in cassa integrazione, vediamo dalle notizie che abbiamo, si prevede una ripresa nei consumi dell'acciaio, cercheremo di portare a frutto questa piccola ripresa, però se non ci saranno risposte è scontato il fatto che dovremo continuare con le mobilitazioni sino a quando non avremo le risposte.